Radio Maronno, la radio di Padre Maronno. In quel tempo il reverendissimo Padre Maronno usava trascorrere le mattinate aggiornandosi con la lettura dei quotidiani insieme al pastorello Girolamo. Che bello! Padre mio, vi rendete conto? A Capodanno molestate più di 100 donne. Maronna, ma non esageriamo, saranno state al massimo 20. Ma no, padre, no. E comunque erano tutte consenzienti. Ma non mi riferisco al vostro ritiro spirituale a Formentera. Stavo leggendo una notizia del giornale. E allora leggi quelle giuste di notizie. Siamo a gennaio. E lo sai che cosa c'è a gennaio? Lo sai? Esce il libro del Papa. Ma che libro è il libro? A gennaio ricomincia il calciomercato. E allora? Altro che il libro di coso? Del Papa. Anche Papo. Se... che c'è una pubblicità sul giornale, per caso? Sì, eccolo. Fa vedere? Interessante. Forse sarebbe il caso di procurarsene una copia. Sembra il libro che fa per me. Ed ecco il sommo padre recarsi nella più vicina libreria per procurarsi una copia dell'ultimo libro del santo papa. Buongiorno padre, mi dispiace ma la selezione porno gay arriva domani la nuova ondata, non oggi. Come osi, lurido commesso? Mi hai forse scambiato per un prete qualsiasi? Mi scusi padre, ma di solito i suoi colleghi... Non me ne frega una mazza dei miei colleghi, io sono venuto per il libro del papà! Di Santo Pape! Quello di Cristo! Quello il papa! Quello il col papa. Cappello bianco! Il papa! Sì, è che nella sezione pubblicazioni religiose. E dove si trova? Come dove si trova? È vicino a quelle fumetti porno gay, no? È per comodità, perché quelle comprano prima una e poi l'altra. Senta, no. Quei fumetti luridi. No. Sì. E avete anche con le femmine piacenti, per caso, a parte i bambini che non... Certo padre, qualcosa dovremmo averla in fondo a sinistra. Bene, bene, sarà il caso che gli dia un'occhiata allora, per vedere quanto sono peccaminosi, ecco. Ed eventualmente censurarli strappando qualche pagina e portandomela a casa. Padre, come faccio come vuole, questa è casa sua. È di Cristo. Amen. Ed ecco il Santissimo Padre, addolorato per l'esistenza di tanto peccato su questa terra, uscire dal luogo privato nel quale si era chiuso in contemplazione dell'osceno e peccaminoso materiale pornografico. Narratore. Maronna mia, questi giornali sono veramente pieni di zozzerie. Li sequestro tutti allora, a maggior gloria di nostro Signore. Li butterò dell'immondezza. Padre, faccio un bacchettino come dice lei. Però il libro me lo deve pagare, sono 16 euro. Che cosa? Il libro del Papa, quello me lo deve pagare, sono 16 euro. Ho capito quanto costa, Maronna. Ma quello che mi chiedo è... come osi, lurido schifoso libraio, a pretendere che ti dia dei soldi per questo libro? Non hai un po' di rispetto per l'abito firmato che indosso? Certo che ho rispetto, padre, però... Però niente! I 16 euro che mi volevi estorcere sono destinati ai poveri. Che ti credi? Il libro lo prendo e non lo pago. Ma padre, ha già sequestrato le riviste. Tu state zitto, muto, sporco. Che io sono quasi santo, subito. Non uno di quei tanti ignoranti che vengono qui per sapere la cultura su questi cosi di carta. In cambio del libro le faccio un miracolo. Un miracolo. Un miracolo. Padre, va bene. Ci sto, come non ci sto? Fatto. Cosa? Il miracolo. Dove? Una persona, cioè io, è entrata in una libreria e ha preso un libro. Se non è un miracolo questo! Ed ecco il padre sollevato finalmente tornare nella casa per godersi in santa pacchia il libro del Papa. Ecco così! Più sotto, Maronna!
Ho fatto! Bene, vedi che non balla più? No, che avevo indovinato che era la misura giusta! Ma siete sicuro che questo libro serve a non far più ballare questo mobile? Non lo avete neanche letto! Sciocco pastorello scemo! Il libro del Papa era quello che ci voleva! Questi mobili non possono essere sistemati con un libro qualsiasi, lo capisci? E perché? Perché sono mobili santi! Abbiamo trasmesso le credenze religiose. No. Chiediamo scusa al Papa. Battuta maestro, battuta per stemperare. Sì, come no, dopo la pubblicità, ciao. Lo zoo si ferma e ritorna più delirante che mai. Noi siamo